celebrazione semplice ma solenne allo stesso modo per intitolare la scuola di Sergio a lui, questo piccolo fratello, questo angelo, come abbiamo detto già dal primo giorno, una mia sorella. Stesse che tu usavi quando andavi a scuola, così mi diceva almeno zia Valentina in una lettera, la determinazione di scoprire il mondo astrale, la determinazione di conoscere come è nato il mondo, di conoscere tutte le vie stellari. La stessa determinazione che tu hai usato nei tuoi brevi anni di vita l'abbiamo usata noi affinché oggi siamo qua titolare questo edificio. Per questo ti ringraziamo per essere stato anche per noi un maestro. Fare le tue, però sappiamo che ci pensi sempre e ci stai vicino. Oh Gesù, grande amico dei piccoli, tu che hai detto lasciate che i bambini vengano a me. Ti affidiamo il piccolo Sergio, tienilo stretto sulle tue ginocchia, accarezzalo con la tua grazia, donagli amore con le tue mani, stringilo al tuo cuore più che puoi. Carissimi signori Caparelli, a distanza di poco più di 2 mesi siamo in questa contrada e in questa scuola perché il ricordo di Sergio, vivo e presente nei nostri cuori, sia anche traccia indelebile sulla facciata della sua scuola. La sua morte è un avvenimento tragico che ha segnato profondamente la nostra comunità scolastica. Gentili figlioli, la gloria è nella sala comune, siamo investiti e i comuni della nostra provincia che ne hanno fatto di destra sono stati forniti di tutti da te. Quando è stato sedere da tutti modestissimi insignificante la nostra partecipazione a questa è un dramma. Sia fatta la volontà di Dio, queste sono le parole che mi escono da dentro, ma per me non può tornare. Comunque oggi è sempre il suo compagno, da qui deve nascere qualcosa. I presupposti ci sono, il defibrillatore è un pretesto per cominciare. I nostri figli sono abbandonati, ormai dalla società, dal sistema sanitario, da tutti le cose che ci circondano. Quindi non ho più diritto di un genitore di San Giovanni di Puglia oggi, di non dall'arma. Anzi, ho accettato dentro di me, però non devo partire da questo presupposto per costruire un mondo migliore per i nostri figli, perché loro sono il futuro per un pezzino che ha dimostrato una grande umanità in questo mondo che non c'è. Quindi ringrazio a tutti e qualcuno oggi possiamo cominciare un futuro dai figli, dai nostri figli.